Che schifezza, ragazzi, mamma mia, che porcheria. Lavorare come una mano è simpatico come avere la diarrea alle 3 di notte. Bene ragazzi, seguendo la regola sempre di lavorare dall'alto verso il basso, abbiamo fatto le alette parasole, scusatemi, questa console, abbiamo fatto le cinture di sicurezza con il loro relativo pannello in tessuto, il cielo, grazie a Dio, è nuovo, anche perché con questa temperatura che c'è oggi, così umido, il cielo sicuramente non lo avrei mai e poi mai fatto. E ora andiamo a fare la pulizia di queste leve, della parte del volante, e andremo sempre tutto con Omnia, in questo caso, a fare anche tutto il cruscotto. Lo lasciamo asciugare, Omnia lo useremo anche pulitore sulla pelle del volante nuova di pacca, per poi sigillarla col sigillante, lasciando tutto bello asciugare e poi andando a rifinire, e vediamo l'effetto di finitura. Il mio Omnia questo giro ce l'avrò in un erogatore forma schiuma, guardate che bello, come la schiuma da barba, in modo da non andare troppo in giro a spruzzare prodotto a caso, ma di avere il prodotto esattamente dove ne ho bisogno. Dovrei fare i cerchietti, ragazzi, ma c'ho il cavalletto della telecamera, non posso andare giù, se no tiro giù il cavalletto. Dovete sempre lavorare dove vi prendo un'area, così, col cerchietto, ma se lì sotto non ce la faccio. Mica che poi mi dicono, Brasello non lavora col cerchietto, è figa, se c'ho il cavalletto della telecamera gli tiro una ginocchietta allo specchio. Non so se avete fatto caso a una cosa, questo tipo di plastica, che è una plastica porosa, rispetto alla plastica grezza che abbiamo trattato prima, assorbe il prodotto in maniera molto più veloce. Guardate qua, qui praticamente di prodotto ce ne ho quasi già più, lo sta bevendo. Nel caso la vostra auto avesse quei begli schermi che hanno le auto moderne, non mi venga mai in mente di fare quello che sto facendo io col pennello, perché sennò andate a rigare tutto il display. Questo è il bello di Omnia, che posso lavorare, lasciarlo lì, dimenticarmi che esiste e va bene così. Anzi, è proprio l'azione giusta che deve avere Omnia, perché Omnia usato a questa diluizione 1 a 3, 1 a 4, non come Quick Detailer, anche 1 a 5. Io sto usando la prima versione, non sto usando Omnia 2.0. Se avete il 2.0, essendo il 2.0 più potente, potete anche salire un attimo con le diluizioni e avrete quasi lo stesso risultato che con la prima versione a diluizioni un pochino più basse, come quella che sto usando io. Bene, allora la parte in pelle del volante è nuova, la facciamo per ultima, perché basterà un'azione di pulizia veloce sulla pelle, non mi sento assolutamente di lasciare Omnia asciugare, soprattutto su una pelle nuova, anche se non credo che faccia danni, ma è una pelle nuova, semplicemente non ne ha bisogno. Vado dall'altra parte, ragazzi. Vedete Omnia che si sta asciugando e sta penetrando nelle nostre plastiche. Lasciamolo completamente asciugare lì all'ultima parte
dove sta ancora lavorando, lasciamolo asciugare e vediamo il risultato. Ovviamente poi dobbiamo andarlo a rifinire. E nel frattempo, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete like e attivate la campanellina. Omni, ragazzi, è praticamente asciutto. Sono passati 15 minuti e con un primo panno bagnato andremo a rimuoverlo. In modo col primo panno umido, un po' grossolano, per riattivare comunque il prodotto. La seconda metà la facciamo dopo, ragazzi, e andiamo a rifinire. Col panno ovviamente asciutto, eh. Questo schermino, ragazzi, poi lo sistemiamo con il pulitore vetri. Ed eccoci qui, ragazzi, la finitura è pazzesca, ma veramente pazzesca. Guardate che bella la finitura. Nel caso noi avessimo un materiale che fosse sbiadito, una plastica sbiadita, Omnia in questo caso andremo proprio a lasciarlo completamente asciugare sulla superficie, senza nemmeno rimuoverlo, e avremo un effetto quasi così. In questo caso la mia plastica è in ottimo stato, detto sinceramente, e mi piace questo effetto leggermente satinato che mi ha lasciato, senza andarlo troppo a caricare, lasciando asciugare un prodotto e avere un effetto simile. È una questione di gusto personale. Andiamo ad uniformare la finitura anche da questa parte. Vedete che con un panno leggermente umido il prodotto si riattiva, avete visto la schiumetta? E col panno asciutto riuniformiamo. Vedete, non abbiamo più la differenza di finitura tra una parte e l'altra. Guardate che bello, bellissimo. Ha preso proprio un effetto di colore, oltre che il materiale è pulito, ha preso proprio un effetto satinato, diciamo. Questo, ragazzi, l'ho comprato nuovo, quindi oggi del poggio a braccio ce ne sbatteremo altamente le pelotas. L'interno sta riprendendo forma, ragazzi. Sedili, tappetini, lasciamo tutto perdere, guardate che bello il pannello porta. Per poi passare, guardate che meraviglia il cruscotto adesso, e c'ho la luce puntata contro, guardate, togliamo la luce, guardate che meraviglia. Questa macchina è del 2007, ragazzi, ha 250.000 chilometri, solo per farvi capire due cose. Non male, ragazzi. Prendiamo sempre il nostro Omnia, il volante è nuovo, ma comunque diamogli un'operazione semplicemente leggera di pulizia, perché comunque anche se è nuovo il tappezziere potrebbe aver avuto, che ne so io, la mano sporca quando mi ha consegnato anche l'auto e quelle cose lì, mano sudata. E prima di andare a proteggere il volante andiamo comunque a pulire, ovviamente in questo caso senza l'ausilio di una spazzola, la nostra pelle. Non avendo l'utilizzo della spazzola, lasciamo in posa il nostro Omnia un paio di minuti, lo rimuoviamo e possiamo sigillare. Quindi, ragazzi, sempre con il primo panno andiamo a sgrossare e a togliere residui di prodotto e residuo di sporco. Qui non avevo ancora rimosso Omnia. Bene, secondo panno asciutto, andiamo a uniformare e a rifinire. Però forse un po' sporchino era, anche se era nuovo, eh? Guardate che bello che è adesso, né?
prendiamo il nostro Derma Sealant, diamo una bella spruzzatina sul pad, microfibra, stendiamo. Ancora un po' perché il pad è asciutto. E sai cosa ti dico? Derma Sealant a volte ha una sua funzione usato anche sulla plastica. Per uniformarlo a livello di finitura, la mettiamo anche su questa plastica interna del volante in questo caso. Perché questa plastica ha i suoi anni e così, come per magia, sembrerà più bellina. Aspettiamo i nostri 30 secondi, 40 secondi, rimuoviamo tutto con un panno asciutto e andiamo avanti, ragazzi, che c'è ancora tanto, tanto, tanto lavoro. Bella! Volante come nuovo, non come nuovo, volante nuovo. E anche questa plastica con Derma Sealant adesso mi piace di più. Qui, ragazzi, su queste parti, che è una specie di vellutino gommoso, non so che cosa sia esattamente, che sono in questo stato così drammatico, ci andremo un po' più con le maniere forti. Già qui, ragazzi, potrei inserire il vapore nella pulizia di questo materiale, ma quasi sicuramente non ne avrò bisogno facendo così. Utilizzerò HP12, lo sgrassatore HP12 di Mafra, diluito 1:1, spruzzato sul panno in dose molto generosa e lavorato a spatola. E come vedete, portiamo a casa il risultato lo stesso. Guardate proprio la differenza dello stacco. Continuiamo così. Il risultato l'abbiamo portato a casa, adesso vado a rifinire e poi andremo ovviamente a farli tutti questi, perché su tutta la macchina sono in questo stato ormai pietoso. Il risultato lo abbiamo portato a casa, ragazzi, c'è su tutta la macchina e finalmente in questo momento possiamo passare all'aspirazione, perché tutte le parti alte della vettura le abbiamo pulite, i pannelli porta li abbiamo puliti, i sedili li abbiamo con la Tornador soffiati per far sì. L'aspirapolvere non è sufficiente in questo caso, o perlomeno se non ce l'avete la Tornador usate l'aspirapolvere. Il discorso è che tutto questo residuo di polvere, nel momento in cui il sedile poi si va a lavare e a bagnare, andrai a buttarlo dentro. È semplicemente così il discorso. Mentre lavorando su una superficie che di polvere di suo ormai ne ha veramente poca, andiamo adesso in aspirazione, puliamo tutto, sedili, tappetini, tiriamo via i tappetini, lasciamo tutto via e prepariamo l'interno al lavaggio proprio del sedile e della moquette. Ragazzi, odio l'aspirapolvere, è noioso, è una noia mortale, però che ci dobbiamo fare? Serve fare anche questi tappetini, ragazzi, scuoteteli e buttate tutto lo schifo dentro la macchina, non ce ne frega niente in questo momento, meglio avere un tappetino già quasi spolverato. E noi, ragazzi, in questo caso, perché devo fare un lavoro veloce, io non andrò a smontare i sedili. Quindi, per portarmi tutto lo schifo che c'è nascosto sotto i sedili, che non lo vedo, ma lo voglio portare o avanti o indietro, utilizzerò sempre la mia amata Tornador. Così facendo tutto questo schifo,
Questa macchina, ragazzi, ha una pressione della Madonna, lavora veramente da Dio. E tutto quello che non riesco con l'aspirapolvere, anche negli angolini, questa me lo soffia via e me lo porto dietro e andrò ad aspirarlo. Stessa cosa, col sedile tirato tutto in avanti, vado a farlo da dietro infilandomi bene sotto e mi porto avanti tutto lo schifo. I love Tornado. Fatto così posso continuare ad aspirare. Eccomi qua, bagai. La macchina è tutta aspirata, questo poi ce lo togliamo, che è proprio dove abbiamo le macchie d'olio. E cosa ho trascurato al momento a livello di pulizia? Adesso vi faccio vedere tutto. Qui non so, probabilmente c'era una tendina, non c'è più, ma non fa niente. Anche questo, essendo un materiale textile, andremo a lavarlo. Tutte queste aree adiacenti, così come anche queste, guardate, queste, quando noi andiamo a lavare il sedile, ovviamente le spruzzeremo di prodotto, richiederanno un'altra rifinitura. Quindi queste aree per il momento le tralasciamo, me le dimentico, e alla fine andremo a rifinire anche queste. Guarda, quest'area qui di fianco al sedile andrà inevitabilmente ad essere schizzata sia di prodotto che di vapore. No problem. Quindi adesso ci focalizzeremo sui sedili.